Motta Baluffi, dal nostro amico Vitaliano, provincia di Cremona, per pescare i grossi siluri. Sul fiume? Po. In compagnia di Vincenzo Berti, Daniele Bonetti, ovviamente c'è il Ciccio, e poi oggi il grande onore di avere Riccardo Tamburrini. Per la pesca al clon che faremo adesso è importante l'impostazione del pescatore, quindi trovare innanzitutto una posizione comoda, perché dobbiamo stare abbastanza fermi, direi immobili, e la giusta impostazione delle mani sulla canna. La mano sinistra è quella che apre e chiude il bait runner, che fa correre il filo. L'altra mano è quella che dà il filo. Noi abbiamo il nostro segnalino dei 4 metri. Quindi quando io, guardando l'ecoscandaglio, vi do la giusta profondità di pesca, e mettiamo che vi do la profondità di 4 metri, noi mettiamo il nostro elastico a pelo d'acqua. Vi dico di andare a 5 metri, dal mulinello l'anello è mezzo metro, facciamo 4 e mezzo, 5. È importantissimo trovare la misura giusta e dare la giusta misura alla vostra lenza, perché a volte andiamo a pescare sfiorando il fondo. E ripetendo quello che vi ho detto prima, è importantissima l'impostazione. Dovete pensare che quando il siluro prende l'esca e va via, l'esca e il filo va in tiro, va in tensione, e questo pesce che vive nel buio, perché è sotto a 4 metri, c'è il buio eterno, sente tutte le vibrazioni. Io sono convinto, visto che ho fatto 20 anni di pesca subacquea, che sente anche il nostro cuore. Quindi se più uno si agita, e più il siluro sicuramente non ingoia l'esca, ma la tiene nel bordo della bocca. Quando tiene l'esca nel bordo della bocca, noi abbiamo tantissime possibilità di sbagliare la ferrata. Quindi una giusta impostazione, le mani aperte, quando il pesce mangia non stringere la canna, perché comunque, vedete, è una vibrazione che viene trasmessa giù. Quindi lasciare che il pesce mangi, 1, 2, 3, il mignolo fa scattare il bait runner, andiamo sulla frizione di combattimento, e facendo scattare noi abbiamo due mani che impugnano la canna. Quindi una volta che è scattato il bait runner e il filo si ferma, noi dobbiamo ferrare con tutta la forza maschia che abbiamo in corpo. Se non ci atteniamo a queste cose, avremo dei risultati molto negativi, quindi sbaglieremo molti pesci. Andiamo a 6 metri, siamo a 4. C'è, non è enorme, però è un bel siluro. Che si è visto? No, l'hai detto prima. Berti, grosso? Ecco, sta sotto la barca, guarda, tira via con la canna, ma non è piccolo. Guarda, poi pesce, non è piccolo, eh?
Figli, non è piccolo ragazzo. Ma lui lo vuole dai, prendi, stack, stringi. Bravo! Vai! Bello! Tirano come i pesci di mare. Dai, non pensavo.